Buongiorno. Buongiorno a tutti. Eccoci, allora siamo a presentare la seconda edizione di questo format che si chiama If We Made It. È un format ispirato, a partire dal nome, da una campagna che oggi purtroppo non abbiamo il tempo di farvi vedere, ma andate a cercarvela su internet, su YouTube, di David Droga, che per portare un brand, una birra, la Newcastle Beer, al Super Bowl, senza avere i soldi per andare al Super Bowl, si è inventato una cosa, un progetto molto molto divertente dal titolo proprio If We Made It. Lo spirito è quello di dire che cosa potrei fare, che cosa farei creativamente di eccezionale, di straordinario, se avessi i soldi per andare al Super Bowl. David Droga l'ha fatto in questo modo. Noi abbiamo preso questo concetto, questa ispirazione per fare un format che, grazie a un partner importante che anche quest'anno ci accompagna, dice a tre agenzie che sono quelle in gara: cosa fareste se aveste a disposizione degli spazi dentro la stazione di Milano Centrale e la stazione di Roma Termini, con dei mezzi di comunicazione particolarmente nuovi, particolarmente innovativi, di cui ci parlerà Alfredo Ricca, di Grandi Stazioni, che invito a raggiungermi sul palco. Perché la gara è proprio quella di chiedere, abbiamo chiesto alle agenzie, a tre agenzie, di sfidarsi e di inventarsi qualche cosa con un brief che arrivava da Grandi Stazioni. Il brief era semplicemente: queste sono tutte le potenzialità dei nostri mezzi. E la cosa interessante è che queste agenzie vinceranno la possibilità di farlo davvero. Quindi il primo classificato, votato da voi con l'applausometro alla fine di tutte le presentazioni, si aggiudicherà 15 giorni di visibilità nelle due stazioni, il secondo classificato 10 giorni e il terzo classificato 5 giorni, che mal contati dovrebbero essere 5 milioni, 10 milioni, esatto, e 15 milioni di passaggi. Esatto, esattamente. Quindi questo, intanto, grazie. Noi ci siamo visti l'anno scorso, che abbiamo inventato insieme, diciamo, questo format, sì, lanciato, e poi non ci siamo più visti per un po'. Quindi cosa è successo nel frattempo? Sì, grazie Emanuele, buonasera a tutti. È stato un anno molto intenso e ho portato con me un pointer casualmente in tasca per mostrarvi in una sola slide quello che è diventata Grandi Stazioni Retail. È stato un anno in cui ancora una volta stiamo portando avanti, diciamo, un cambiamento verso il digitale molto spinto. Queste sono quelle che vedete, sono le cose che mandiamo in onda in un anno, negli ultimi 12 mesi. Come vedete, diciamo 63 eventi, e magari ne scopriremo qualcuno di particolarmente interessante oggi sul palco, dai grandi ai piccoli. 8.000 poster, che magari è quello che uno immagina faccia una concessionaria come Grandi Stazioni Retail, e poi invece si scopre che sono andati in onda oltre 100 milioni di contenuti presi dai social media, quasi 200 milioni di campagne digitali e oltre 400 milioni di spot televisivi, di spot commerciali. È ovvio che Grandi Stazioni sta cambiando pelle, come tanti mezzi outdoor spinti dal digitale, e siamo diciamo in questa sfida raccogliendo evidente competenze, capacità, inventando in molti casi, e secondo me la giornata di oggi ci darà tanti spunti in tal senso. Certo che guardare questa slide diciamo mi permette di dire che siamo fieri di essere nel mondo fisico, quindi diciamo di rappresentare una possibilità per le aziende di contattare consumatori veri, diciamo, però ben connessi, sempre più connessi, diciamo, con le logiche e con il mondo digitale. Quindi i dati, diciamo, hanno un peso rilevante. Ma i dati hanno preso rilevanza e diciamo noi crediamo che questo sia il futuro. Siamo passati da essere un mezzo tradizionale a essere un mezzo digitale. Questa è soltanto una prima fase. Aver sostituito i pannelli pubblicitari con degli schermi non è, evidentemente è una tappa, perché la vera sfida è arrivare, diciamo, a diventare un mezzo data driven, un mezzo in cui gli schermi conoscono, riconoscono anche il target in transito e sono capaci di selezionare diciamo la maniera e il modo di comunicare in maniera più efficace possibile all'interno di questi luoghi. Bene, adesso credo che grazie, allora ci vediamo dopo per... Grazie a te. Tanto grazie ancora per la supporto e ci vediamo alla fine per la premiazione. Mi riprendo il microfono. Brevemente come funziona il format.
Le agenzie entreranno una alla volta, avranno 10 minuti di tempo inflessibilmente misurati da questo countdown. Al decimo, allo scadere del decimo minuto, io tornerò dentro per interrompere la loro presentazione, ma se sono bravi l'avranno finita. Alla fine delle tre presentazioni, vedrete tre presentazioni creative, con l'applausometro decreteremo, anzi decreterete il vincitore, cioè farete rumore, applaudirete di più la campagna che vi sarà piaciuta di più. Fatta, decretato il vincitore, richiamerò Grandi Stazioni Alfredo sul palco per premiare e per salutarvi. Quindi iniziamo subito, per non togliere tempo ai contenuti, chiamando la prima agenzia, che è YAM. Grazie, grazie mille. Ci sono. Non parte ancora il tempo, solo giusto per presentarti, chi sei? Io sono Gori Pianca, che è il mio vero nome, nuovo nome d'arte, sono Chief Creative Officer e Founder di YAM 11/2003, che è un'agenzia creativa ma anche una casa di produzione televisiva, di video e di eventi. Quindi siete nella miglior posizione per stupirci. Ci proviamo, va bene. Allora, ciao a tutti, a non aver bisogno di presentazioni invece è il cliente per cui e con cui abbiamo sviluppato il progetto che vi racconto, che è Philadelphia, semplicemente il formaggio spalmabile più cremoso e più buono del mondo, che è tornato in comunicazione quest'anno con questo messaggio: ci sono molti modi per sentirsi una famiglia, l'amore è il primo ingrediente. Che cosa significa? Significa che per Philadelphia, e spero per tutti, famiglia non è una forma ma un'emozione, e che non c'è difficoltà che l'amore non possa aiutarci a superare o a rendere almeno più leggera. A partire da questo messaggio così profondo, così importante, abbiamo pensato per il 2020 una cosa grande e bella che vi raccontiamo col primo video. In un mondo sempre più diviso, in un'epoca di connessioni ma senza contratti, in tempi ruvidi come questi, cresce il bisogno di sorrisi improvvisi, di sguardi complici, di istanti condivisi. Cresce la voglia d'amore, l'unica forza che vince, sempre, che unisce gli opposti e supera le differenze, perché l'amore è il primo ingrediente. Quello che smussa gli angoli e dona nuova consistenza alle cose, proprio come fa la cremosità, di cui Philadelphia è un indiscusso campione. Per questo motivo vogliamo dar vita a qualcosa di unico, un vero e proprio movimento quotidiano e rivoluzionario per tutti i cremosi d'animo. Cosa significa essere cremoso? Cremoso è chi vede la fetta mezza piena, chi trova il buono in ogni situazione, chi anche se perde non perde occasione di riprovarci, chi perdona i coinquilini che svuotano il frigo, chi ha gli amici non sa dire no, chi quando ci vuole sa anche dire chissene. Vogliamo dar vita alla più grande attivazione di sempre. Siamo pronti a invadere le città portando un nuovo stile di vita, a conquistare la rete, ad amare gli haters, a lasciare a bocca aperta nei punti vendita. E quando la vita ci mostrerà il suo lato spigoloso, ci basterà rispondere semplicemente: stay cremoso. Allora, stay cremoso è proprio questo, l'idea di una rivoluzione cremosa, perché pensiamo che non ci sia niente di più rivoluzionario in tempi così duri e conflittuali come quelli in cui viviamo, che guardare il lato positivo delle cose, rispondere con un sorriso alle tensioni e dare valore a ciò che conta davvero, che sono le relazioni e gli affetti. Ci siamo chiesti, davanti all'opportunità di partecipare a questo evento, come e perché portare Stay Cremoso in stazione. Comincio a raccontarvi il perché usando parole non mie ma di Tiziano Terzani, che ci ha detto che quale altro posto meglio di una stazione riflette lo spirito di un paese, lo stato d'animo della gente e i suoi problemi. È una constatazione semplice ma profondamente vera, perché sappiamo che ogni giorno nelle stazioni si incrociano le vite di migliaia di persone. Non è un caso che forse il più grande motore di storie che conosciamo, il cinema, almeno prima dell'arrivo di Netflix, abbia fatto delle stazioni un luogo magico. Non è un caso, per esempio, credo che la prima film della storia sia proprio semplicemente l'arrivo di un treno alla stazione. Ma a ispirare, diciamo, l'idea che vi racconto è un film un pochino più recente, che è Bianca di Nanni Moretti, 1984, che ha una scena che a noi, insomma, ci ha
particolarmente ispirato. Chiaramente non è questa, che è forse quella più famosa, ma che per un altro brand, come si può capire facilmente, ma è la scena che vi racconto con quest'altro estratto. Anche tu mi ami? Sì, tanto. Mi raccomando. Mi capito? Certo che ti penso. Allora quando io ti telefono appena arrivo. Sì, mi raccomando, eh. Voleva prendere un treno? No. Cosa faceva alla stazione? Una passeggiata. Guardavo la gente che parte, si saluta, gli abbracci. Mi piace. Ecco, la gente che parte, si saluta, gli abbracci, piace a Nanni Moretti, sono sicura che piaccia a tutti viverli e vederli, però dal 2015 questo non è più tanto possibile, perché sono arrivate nelle grandi stazioni a Milano come a Roma i famosi gate, che impediscono l'accesso ai binari a meno che uno non debba prendere un treno. Questo chiaramente impedisce tutte quelle scene cremosissime di arrivo e partenza sotto il treno, ma noi pensiamo che, anche se queste cose sono fatte per il diritto alla sicurezza di tutti, che il diritto alla sicurezza contro le minacce del terrorismo, per esempio, non debba limitare il diritto alla cremosità. Ovvero, per citare un altro intellettuale contemporaneo, secondo noi la Corea del Nord non può fermare tutto questo. Veniamo quindi a capire come seguiamo le parole di Tommaso Paradiso con questo progetto. Leggendo il brief, l'elemento che più ci ha eccitato è la scoperta, che francamente ignoravamo, del fatto che gli schermi della stazione possono dialogare direttamente con le piattaforme social, andando a pescare i contenuti pubblicati con un certo hashtag per riproporli sugli schermi giganti. Da qui appunto l'idea di recuperare la dimensione affettiva dei saluti e degli abbracci alla stazione attraverso i social. Quindi che cosa faremo? Proporremo ai nostri passeggeri, a chi passa per le stazioni, la possibilità di vivere delle emozioni attraverso i social, ma anche attraverso il contesto fisico delle stazioni, e di raccontare quella che abbiamo chiamato una vagonata di stories, con un gioco di coppie straordinario. Perché la piattaforma su cui lavoreremo sarà appunto Instagram Stories. Chiederemo agli utenti di fare questo, di scattarsi un selfie mentre aspettano qualcuno che arriva alla stazione, non potendo superare la barriera, e di postarlo su Instagram con l'hashtag Stay Cremoso e poi di vedere l'effetto che fa su quegli schermi. E sarà, ci auguriamo, un effetto di stupore per le persone che sono le destinatarie di quel messaggio. È un modo semplice per raccontare tante storie, storie di famiglia, nel concetto che di famiglia fa Filadelfia, una famiglia intesa in senso molto lato. Famiglie, per esempio, sono gli amici. Allora, negli esempi che vi portiamo, vediamo qui Claudia e Marta che stanno aspettando l'arrivo di Eleonora alla stazione per andare a cantare Madonna al karaoke, e questa invece è la faccia di Eleonora che si vedrà le amiche sullo schermo in questa immagine cremosissima. Ma sono storie anche di pendolari, forse le più classiche delle stazioni. Questa immagine, tre colleghi bellissimi che aspettano l'arrivo di Stefano per prendersi il classico caffè della mattina prima di andare al lavoro. Stefano è in ritardo, per colpa sua, non dei treni chiaramente, e questo sarà quello che vedrà quando scende al binario. Storie d'amore, quelle che piacevano a Nanni Moretti ma che piacciono anche a noi, chiaramente attualizzate al 2020, quindi qui arriva Carlo che sta aspettando il suo ragazzo alla stazione e decide di dirglielo così, pubblicando questa immagine su Instagram Stories. Questa è la faccia del suo fidanzato Massimo quando vedrà questa stories e non saprà se essere più contento o imbarazzato, quindi immaginiamoci solo la faccia che farà quando vedrà i suoi orsacchiotti su quello schermo gigante. Altre famiglie e altre passioni, forse ancora più intense di quelle d'amore, la passione di Nicolò e di Alberto per l'Inter, che annunciano così a bordo del Frecciarossa il loro arrivo a Roma per la partita Roma-Inter e hanno la bella idea di farlo sapere a tutta Roma Termini. Tanti auguri. Storie anche più romantiche, storie di nonni come quella di nonna Gabri che aspetta l'arrivo a casa di Alessio, avellinese emigrato a Milano, e decide di dirglielo così, postando direttamente da casa sua con l'hashtag giusto, e questa è la faccia di Alessio, super orgoglioso della nonna super social. Insomma, racconti di storie, di affetti, di famiglie, di persone, ma vorremmo raccontare anche l'eroe che rende tutto questo possibile con anche un racconto di prodotto.
vorremmo installare all'interno della stazione un pop-up store in cui le persone che finalmente si ritrovano scese dai binari possano prendere a morsi pane, amore, Filadelfia e essere mandati direttamente in onda attraverso una cream cam a celebrare il loro incontro. Questo è l'effetto da lontano, ma preferisco farvelo vedere da più vicino, perché è anche il modo per dire che noi ci siamo divertiti moltissimo nel fare questo viaggio e comunque vada, staremo cremosi. È il modo per ringraziare tutte le persone che ci hanno lavorato e vedete scritte lì, ma è un modo per ringraziare anche e soprattutto il nostro cliente, Mondelez Italia, nelle persone in particolare di Giovanna Solito e di Chiara Ziboni, che forse sono qui tra noi. E chiudo dicendo che se Filadelfia ci ha insegnato che si può essere famiglia in tanti modi, loro ci hanno insegnato, ci hanno dimostrato che addirittura si può essere famiglia anche tra cliente e agenzia, con tutti gli alti e bassi che ci sono nelle migliori famiglie. Con questo vi saluto e vi ringrazio. Grazie. Perfetto. Applaudite pure, però sappiate che questo non vale per decretare il vincitore. Quindi la clac eventuale può riposarsi e risparmiare energie. Comunque, abbiamo visto intanto quanto è un contenitore creativo. Bravi loro, io non posso influenzare, non voglio influenzare nessuno. Bravi loro, ma veramente grazie ancora Grande Stazione, perché vedendo questo progetto dici è davvero un bel contenitore. Vediamo invece come se le cava la seconda agenzia che chiamo sul palco, che è COE. Eccoci. Benvenuto. Ciao. Anche ciao a te tutti. Chiedo di presentarti prima di fare partire il via. Sono Alessandro, sono il direttore creativo di COE Italia. E oggi vi presenteremo quello che è stato un progetto molto interessante e allargato che abbiamo veramente curato in ogni particolare, nei piccoli particolari soprattutto. Bene, in bocca al lupo allora, ti lascio. Grazie. Vi ho già salutato, ma vi risaluto così, nel senso che qui mi vedete in un modo e là mi vedrete in un altro fra un po'. La campagna che vi stiamo per presentare si intitola Il paradiso delle mele ed è il cliente Valvenosta, l'avete visto anche qua a IF. Loro producono mele sostanzialmente e ci hanno chiesto un modo, di trovare un modo per riuscire a portare fuori dalla Valvenosta quello che loro chiamano appunto il paradiso delle mele. Vi farei vedere prima di tutto un video. Bene, questo è il risultato. Quello che abbiamo creato non è in realtà una campagna, ma quello che abbiamo cercato di creare è un linguaggio. Quello che vedete sullo schermo adesso è stato costruito in tutti i dettagli per tutto quello che è servito a realizzare da un collaboratore
che ha estremamente curato appunto qualsiasi piccolo particolare. Soprattutto questo elemento ci ha portato a capire che questa cosa può essere fatta da tutti. Sembrerà un controsenso quello che sto dicendo, perché la pubblicità solitamente è un unico verso. Noi cerchiamo di tradurre un messaggio, lo portiamo a un pubblico. Ma quello che abbiamo provato a fare invece è dare la possibilità a tutti di realizzare quello che è il paradiso delle mele. Per questo Grandi Stazioni era uno degli ambienti, uno degli strumenti, sicuramente più interessanti col quale approcciarsi. I soggetti che abbiamo realizzato noi, quelli che avete visto anche durante il video, rappresentano quello che il cliente ha chiesto a noi, ovvero i principali plus, le principali caratteristiche. Ma quello che ognuno di noi, ogni utente, il pubblico, può fare è realizzarne uno. E voi vi starete chiedendo, come è possibile? Abbiamo realizzato una cartolina cinematografica, quella che semplicemente può dare la possibilità a tutti di creare quel piccolo mondo che avete visto alle mie spalle. Questo ha generato un entusiasmo da parte del pubblico e ovviamente ha generato anche altri contenuti che sono scaturiti in nuovi paradisi delle mele e in nuovi contenuti, ognuno di essi rappresentato in maniera soggettiva. Quindi ognuno di noi può partecipare alla campagna Valvenosta. Grandi Stazioni è l'elemento di congiunzione dove possiamo far vedere tutti questi contenuti. Ovviamente il primo punto d'accordo era lo schermo. Sono stato molto breve e ho già finito. Grazie, grazie mille, complimenti. Grazie anche a te. Ci vediamo dopo con l'applausometro. Bene, a questo punto non mi resta che invitare sul palco la terza agenzia che ha fatto un progetto per un bellissimo e importante cliente che però non voglio svelare subito, e invece svelo il nome dell'agenzia che è Extra e che invito quindi a salire sul palco. Benvenuti, benvenuti anche voi, vi lascio il microfono per presentarvi e poi facciamo partire il tempo. Bene, buon pomeriggio a tutti, siete tanti, dietro sembravate di meno. Siamo Fabrizio e Domenico di Extra Smart Business Ideas, un'agenzia che ha oltre 20 anni di storia, è iniziato come agenzia digitale, oggi si occupa di comunicazione a 360 gradi, dai contenitori siamo passati a fare anche i contenuti, quindi facciamo tutto. Lo sveliamo, Samsung ci ha dato una grande possibilità appunto con questo progetto, abbiamo raccolto la sfida pensando a una campagna appositamente per questo contest. E appunto, visto che facciamo anche i contenuti, iniziamo subito con un video. Avete capito che insomma si tratta di una lavatrice, il prodotto del nostro contest, del nostro progetto, una lavatrice molto particolare perché è una lavatrice di nuova generazione, la nuova generazione del lavaggio, perché consente un pulito impeccabile in metà tempo. Metà tempo cosa vuol dire? Ovviamente metà tempo risparmio energetico, si può risparmiare acqua, si può risparmiare energia elettrica, addirittura la campagna di comunicazione di Samsung dà dei dati molto molto importanti, cioè se tutti in un anno comprassero questo tipo di lavatrice potremmo risparmiare un quantitativo d'acqua pari a 1000 piscine olimpioniche, come se da qui a Varese estendessimo delle piscine, e quindi quello è il quantitativo d'acqua. Per quanto riguarda l'energia elettrica, addirittura tenendo accese 3.700.000 lampadine LED tutto l'anno, tutto il giorno, ecco, questo sarebbe il quantitativo di risparmio energetico. Quindi abbiamo detto è comunque un prodotto molto forte, è qualcosa che dobbiamo valorizzare. Se avessimo a disposizione il circuito di Grandi Stazioni e tutte le persone che passano per una stazione, è un messaggio molto forte. È un messaggio che appunto è molto forte anche per quanto riguarda il tempo, perché insomma il problema climatico è sicuramente attuale ma molto forte. Non c'è tempo,
ci dicono, e quindi proprio sul tempo abbiamo voluto giocare. Abbiamo calcolato in media 220 lavaggi all'anno, questa appunto è la statistica anche delle certificazioni energetiche, la media di 131 minuti di lavaggio di una lavatrice tradizionale. Quindi in un anno risparmieremmo per ogni famiglia 14.410 minuti, sono 10 giorni all'anno. Abbiamo detto proviamo a sommarlo per tutte le famiglie italiane che sono circa 26 milioni, ebbene risparmieremmo di tempo 70.000 anni, davvero un valore molto grosso, e proprio sul tempo abbiamo detto beh, se risparmiamo questo tempo anche come consumo energetico vuol dire che lo stiamo destinando alle prossime generazioni, quindi risparmiamo energia oggi per dare tempo pulito alle prossime generazioni. Quindi proprio per la campagna abbiamo detto facciamo così, visto che questo numero è molto alto, diamo tutti noi, raccogliendo anche poco tempo, tanto tempo al futuro. Come farlo comprendere all'utente e ai consumatori? Con una macchina del tempo. Una macchina del tempo che ovviamente può essere una lavatrice, ma che attraverso l'experience che abbiamo costruito proprio genera tempo, una macchina che genera tempo pulito per le future generazioni. E poi capiremo anche il modo, l'abbiamo fatto con una campagna cross-mediale che parte dai social network con appunto la comunicazione social per atterrare poi nelle grandi stazioni e ingaggiare tutti i viaggiatori che ci passano. E lo faremo con due tecnologie nuovissime, con il social filter game, che sicuramente in tendenza, e poi con una tecnologia appositamente studiata per grandi stazioni che è il Digital Out of Home Game Remoter Control. E ora lascio la parola al nostro direttore creativo Domenico che ci spiegherà le spie. Grazie Fabrizio, benvenuti a tutti. Allora, vediamo in che modo noi applichiamo queste tecnologie alla creatività. Tutti usiamo Instagram, quindi filtri per divertirci. Noi abbiamo per divertirci anche per giocare un po', no? Quindi abbiamo pensato a un gioco molto molto semplice applicando i social game filter. Praticamente noi non dobbiamo fare altro che con la nostra lavatrice Quick Drive cercare di nel minor tempo possibile di pulire la biancheria. Questo lo facciamo nel minor tempo possibile, ma in che modo? Con il doppio movimento. Quindi ci siamo concentrati principalmente sulle caratteristiche principali del nostro prodotto, quindi metà tempo e doppio movimento, e l'abbiamo portato nel gioco. Alla fine del gioco ci sarà del tempo risparmiato pulito, che possiamo dare alle generazioni future, dare in modo in questo momento virtuale, perché magari poi dopo facciamo vedere come si concretizza questo tempo risparmiato, tempo pulito. Ovviamente noi poi possiamo condividere la nostra experience nelle nostre stories, perché no, cercare anche di sfidare gli amici. Poi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di replicare questa experience all'interno delle stazioni. Come l'abbiamo fatto? Con la seconda tecnologia di cui Fabrizio vi stava parlando, che è il Game Remote Controller. È una parola non bellissima, però praticamente la nostra comunicazione gira all'interno dei dispositivi, dei display, e ti invita a giocare. In che modo? Con un QR code. Quindi io, inquadrando il QR code, inizio la mia experience. Tutti abbiamo usato un QR code che mi dà delle informazioni, tipo vado su un sito, mi dà delle immagini, dei video. In questo caso, quando io inquadro il QR code, il mio dispositivo si connette al display. Quindi nel nostro caso del gioco, come se il mio dispositivo fosse un joystick, e quindi posso interagire col display. Anche qui verrà visualizzato il tempo pulito, il tempo guadagnato, e nello stesso momento poi verrà visualizzato all'interno dei maxi LED delle grandi stazioni. In questo caso abbiamo Emanuele che ha appena aggiunto un tot di tempo pulito, ma può essere Serena, può essere Sara, può essere anche Fabrizio, no? Quindi che va a caricare il nostro counter che poi ci servirà per la scena finale, insomma.
Esatto, appunto questo tempo risparmiato col gioco, non abbiamo detto che la caratteristica principale di questa lavatrice che consente di lavare in metà tempo è proprio il doppio movimento del cestello. Questo consente di lavare in meno tempo e la stessa cosa replichiamo con la nostra experience. Quindi anche in grandi stazioni l'experience verrà poi viralizzata, verrà anche mostrata sui grandi schermi insieme a un contatore del tempo sia degli utenti social sia degli utenti digital che diventa il veicolo della nostra comunicazione, perché a ogni passaggio in palinsesto questo contatore aumenterà e in qualche modo poi verrà tradotto concretamente anche, perché per ora è un tempo virtuale, ma noi lo concretizzeremo con un grande evento che organizzeremo in stazione e che ci permetterà di dire quali sono i progetti che grazie al programma di responsabilità sociale che ha Samsung, che è già dedicato all'ambiente come slogan a Planet First, ci consente appunto di tradurre questo tempo che tutti insieme, giocando, divertendoci, oppure anche comprando la lavatrice, risparmiando tempo, abbiamo generato per le prossime generazioni e per fare bene alle nostre prossime generazioni. Quindi più tempo sta la campagna in grandi stazioni e più potremo fare del bene, quindi insomma consideratelo anche magari dopo. No, abbiamo risparmiato 1 minuto e 20 secondi adesso, quindi quello è il tempo che possiamo dare a voi per questa sera. Grazie. Per applaudire più forte. Grazie, grazie a te. State qui con me, chiamiamo anche le altre agenzie sul palco. Nel frattempo facciamo una prova con l'applausometro. Quindi chiedo alla regia di farci questo test. Venite, prego, mettetevi, siete nel centro. Chiamo anche Alfredo a raggiungermi. Intanto ti do, ecco, 3, 2, 1, applaudire. Certo, siete un pubblico molto rumoroso, molto forte. Bene, comunque sembra che funzioni tutto, quindi direi che iniziamo subito con la votazione partendo dalla prima campagna che è quella di Yum per Philadelphia. Aspettate il 3-2-1 prima di iniziare a far casino. So che scalpitate, però aspettate un secondo. Vediamo. 3-2. Via! Certo, complimenti, complimenti a Yam intanto. Vediamo invece la seconda campagna che è quella di Koe. Pronti, vediamo 3, 2, 1. Via, scatenatevi. È difficile raggiungere il 100, comunque. Vediamo la terza campagna come si classifica, l'avete vista da poco, quella di Extra per Samsung. Aspettiamo il countdown. 3, 2, 1, via! Benissimo, classifica in tempo reale, quindi abbiamo Yam a cui facciamo un applauso. E quindi avete visto la classifica, a questo punto chiederei a te di un veloce commento, tanto sì, non possiamo più influenzare la giuria. È stato difficile non parlare appena salito sul palco perché diciamo da gestore di questi spazi e conoscendo tutti i giorni quello che succede in transito nelle stazioni ho visto 3 modi di intrattenere in maniera intelligente diciamo i frequentatori delle stazioni, i viaggiatori delle stazioni. Complimenti a tutti e 3 perché è evidente lo sforzo diciamo di portare l'immediatezza del messaggio attraverso un mezzo che sì è molto versatile ma comunque si trova in un luogo complesso dove serve dolcezza, serve diciamo la magia di un paradiso e perché no un modello di gioco. Quindi avete sicuramente centrato tutti e 3 diciamo lo spirito che era quello diciamo di mettere a disposizione questi contatti che quindi diciamo vedranno effettivamente queste campagne fra gennaio, febbraio e marzo del 2020. Saranno 3 campagne che effettivamente andranno in onda per 5, 10
e 15 giorni all'interno delle stazioni. Siccome abbiamo appunto i dati, vi comunico che più o meno saranno 5 milioni di persone, diciamo, che vedranno la campagna Valve Nostra, 10 milioni quella di Samsung e 15 milioni quella di Philadelphia. Quindi abbiamo tanti contatti da generare, tanta viralità da creare, tante cose da fare insieme, e grazie veramente del vostro contributo. Grazie, grazie a voi, grazie ancora Alfredo. Grazie. Complimenti. Complimenti a Yamma, complimenti a tutti. Ci vediamo l'anno prossimo con altre tre campagne, vero Alfredo? Posso annunciare che ci saremo anche l'anno prossimo? Assolutamente, questo, è un crescendo. Il mio compito commerciale l'ho fatto, quindi avete sentito tutto. Grazie, il momento emotivo era giusto.